was walking through the desert, the wind across my face, the heat upon my back, and something's out of place. Tell me how I got here, I hope this is a dream, things are getting crazy. Nuova puntata di Segno di Spunta. Insieme a me di nuovo Federico Saliola. Ciao Federico, benvenuto. Ciao, ciao Emanuele, salve a tutti ragazzi. Allora, oggi abbiamo trovato un ospite molto interessante, perché c'è un ospite che ha più skill di te, cioè nel senso, io ogni volta che ti devo presentare praticamente devo dare una sfilza di cose, no? Oggi ne siamo con... lei si definisce una che scrive cose, ma quindi possiamo dire blogger, ma non gli piace. Possiamo dire giornalista, ma non è giornalista. No. Possiamo dire un editore, perché tra l'altro potrebbe essere un editore. E diciamo che per noi è una gran professionista. Siamo con Samantha Suriani. Benvenuta Samantha. Grazie. Ciao Samantha, benvenuta. Grazie, scrivo cose, esattamente. Tipo che cose scrivi? Facci sapere. Ma scrivo un sacco di cose, ho un sito, bellacanzone.it, quindi scrivo articoli di musica, cinema, TV e spettacolo. Poi faccio l'ufficio stampa, quindi scrivo comunicati stampa. Ah, sei una stampante, insomma. Esatto, sei una stampatrice. Esatto, beh. No, scherziamo. Esatto, diciamo, cominciamo da qua, no? Cominciamo da Bella Canzone, cioè un portale in cui parli di musica, parli di spettacolo, parli di, diciamo, di questo macro mondo che tra l'altro oggi, dopo quello che è successo, è quello che forse sta soffrendo più di tutti, no? Sotto questo aspetto, come lo vedi questo rilancio? No, sicuramente è complicato, anche perché in questo periodo parlare di musica quando non ci sono eventi, non ci sono concerti, non ci sono spettacoli, non c'è niente, è abbastanza complicato. Io le estati passate le passavo in giro per l'Italia a fare concerti ed eventi e quest'estate sto qui a Roma a girarmi i pollici. Beh, però a Roma ci siamo noi. Esatto, vi vengo a trovare. Esatto. E, dunque... quello che a me mi piace molto del mondo dello spettacolo, nel mondo, anche nel mondo dei siti che parlano del mondo dello spettacolo, è l'impegno che c'è dietro, perché sembra una stupidaggine quelli che dicono io faccio il cronista, vado a fare la cronaca nera, sì, ok, va benissimo, perfetto, ma dietro il mondo dello spettacolo c'è un lavoro esagerato, perché poi oggi tra l'altro non è più lo scrivere e basta, ma c'è il video, c'è l'intervista video, c'è il montaggio, c'è l'organizzazione, c'è anche il rapporto con gli addetti stampa. Che è complicato, chiama l'ufficio stampa che non ti risponde, allora gli mandi il messaggio ma non ti risponde, su WhatsApp il messaggio vocale, ormai usiamo tutto per contattare gli uffici stampa, poi io sono anche ufficio stampa, quindi me la canto e me la suono da sola praticamente. E sì, vai a fare l'intervista, ti devi mettere d'accordo, poi l'artista arriva in ritardo, poi tu fai l'intervista, poi la devi montare, la devi editare, perché quello si sbaglia, dice una frase sbagliata, no, ha detto una cosa che non poteva dire, quindi ci mettiamo 12 ore. Vabbè, però una domanda, alla fine, spiegato in maniera semplice, che cos'è l'ufficio stampa? Che ruolo ha? Qual è il compito dell'ufficio stampa? Sì, per chi ci sta seguendo, che magari non conosce bene il termine. Allora, se abbiamo un cantante che scrive canzoni e fa la propria musica, ovviamente la vuole far ascoltare a tutto il mondo. Per farla ascoltare a tutto il mondo, che cosa ci sono? I giornali, i siti web e le radio. Quindi serve qualcuno che fa conoscere a questi siti e a queste radio il cantante in questione. Quindi ci sono io. Faccio da intermediario tra l'artista e i vari siti, i vari giornali e le varie radio. Quindi la divulgazione, diciamo, no? In qualche modo. Okay, quanto bene. Sei bravo. No, vabbè, per spiegarlo, noi lo sappiamo, perché io e Emanuele, insomma, con Emanuele te ovviamente... Emanuele riempio di comunicati stampa dalla mattina alla sera, tra l'altro. Sì. Allora, diciamo che, però è un piacere, diciamo, perché comunque devo dire che noi riceviamo anche come giornale, come tabloid, un'infinità di comunicati stampa che spaziano un po' da tutte le cose, dall'associazionismo allo spettacolo, alla politica, non me ne voglia la politica, ma sono i peggio comunicati stampa che leggiamo, per carità, è un dato di fatto. A me non arrivano, quindi esatto, è una guerra continua la politica tra loro, quindi. Che i comunicati stampa comunque che manda Samantha sono sempre scritti perfetti, cioè praticamente non dobbiamo mai metterci mano, e quello già è un passo avanti, specialmente quindi so scrivere cose bene, tra l'altro. Brava. Esatto, quindi.
Quindi già è un bel passo avanti, perché chiaramente quando un piccolo giornale che comunque deve prendere un comunicato stampa, se lo devi riscrivere tutto, diventa complicato, un problemone, insomma. Un bel lavorone. Ah, poi visto che ci siamo, alcune di stampa che ci mandano i comunicati di stampa in JPEG, non fatelo perché è in PDF. In PDF sì, in JPEG non mi è mai successo. Ci è successo proprio pochi giorni fa, e poi ci hanno anche chiamato perché non l'avete pubblicato, perché dovevo riscriverlo, quindi non c'eravamo il tempo. Non mi sembra comunque il caso, insomma. Esatto. Okay. Comunque diamo questo avvertimento agli uffici stampa. Ecco, non lo fate. Se non vi pubblichiamo è per questo, diciamo. Senti, invece qualche anno fa noi abbiamo avuto una esperienza dentro una scuola. E abbiamo portato, diciamo così, la prima web radio scolastica. Abbiamo creato la prima web radio scolastica. E all'interno della scuola abbiamo individuato, diciamo così, dei ragazzi che avevano voglia di fare sia giornalista, sia comunque di mettersi in gioco, no? Tu che comunque hai un sacco di skill, diciamo, qual è, diciamo, il tuo consiglio a un ragazzo che ha 18 anni, esce da scuola e dice: voglio crearmi la mia strada in questo mondo, da dove lo facciamo partire? Sicuramente deve iniziare a scrivere a tutti, quindi se vuole scrivere su un sito, iniziare a scrivere a tutte le redazioni. Ovviamente inizialmente non verrete pagati, sappiatelo, ma fa curriculum, dice che fa curriculum, quindi non vi preoccupate. Se volete lavorare in radio, mandare i curriculum alle radio, se non vi rispondono andate, cioè rompete proprio le scatole, perché io così ho iniziato, ho finito il liceo e sono andata a Radio Luis, web radio universitaria, quindi in realtà tutto sul campo è nato. Tra l'altro, oggi così, googolando Samantha Suriani su Google... Addirittura! Sì, perché niente di meno! Cosa è uscito fuori, no, ragazzi? Oddio! Cosa è uscito quel fuori? Quel video, madonna, esatto. L'avrò tolto, quel video! Il allora, tuo ex! Tipo Belen, No, vabbè, scherziamo. Il problema è che a un certo punto... per capire, insomma, anche il macro mondo che c'è dietro una persona che bisogna intervistare, e sono usciti un sacco di articoli anche su altri giornali, no? Anche su altre testate. Quindi proprio a sottolineare questo che hai appena detto, cioè comunque si deve iniziare anche a scrivere gratis. Purtroppo non dovrebbe essere così, ma in realtà capita. Però alla fine, ecco, abbiamo visto degli articoli tuoi del 2011... Possibile, sì. Vabbè, io lavoravo a Radio Luis dal 2009, quindi sono più di 10 anni. E poi ho collaborato con qualche sito, finché poi non sono arrivata in una redazione, ho lavorato lì per 5 anni, quindi poi è stato tutto in divenire, ho fatto altre collaborazioni, adesso mi sono messa in proprio. Ottimo. Senti, invece com'è lavorare per un proprio blog, cioè per una propria testata giornalistica, diciamo testata giornalistica, comunque una testata giornalistica, una piattaforma, un sito. Esattamente. Finalmente posso decidere io cosa scrivere, perché ovviamente quando lavoravo in redazione avevo una responsabile, o comunque io ho sempre avuto un grado abbastanza alto in quella redazione, quindi magari già decidevo un po' che cosa potevano scrivere gli altri. Però adesso proprio non ho nessuno che mi comanda e mi dice: guarda, è uscita quella news, la devi scrivere assolutamente. E io magari non volevo scriverla, invece adesso decido io che cosa fare. Ho dei ragazzi che collaborano con me e quindi non li schiavizzo. Mi vogliono anche un po' bene, forse. Glielo chiederò. Esatto, faccelo sapere, perché magari poi lo mettiamo nel sottopancia. Beh, magari vedranno l'intervista, vedranno il video e poi lo commenteranno, esatto, no? Sulla pagina Facebook, quindi può darsi. Non li schiavizzo, non li maltratto. Vabbè, sei diventata imprenditrice, diciamo, in qualche modo, no? Sei diventata, come dire, giochi in casa. Così dai, stai, no? Stai in proprio. Sì, esattamente. Ed è meglio, ovviamente? O peggio, o come tutte le cose, pregi e difetti. Allora, ovviamente non avendo un contratto come avevo prima, alla fine del mese non si sa quanto porterò a casa, insomma, dipende dai periodi. Cioè, il periodo, ovviamente, magari il periodo estivo, già so che magari luglio e agosto, anche per quanto riguarda l'ufficio stampa, non ci sono uscite discografiche, quindi già so che luglio e agosto sotto quell'aspetto non ho entrate. Poi magari ho i periodi in cui magari settembre-ottobre sono più uscite, e quindi dipende molto dal periodo, però non vivo più con l'ansia.
Ah, beh, certo. Quindi, poi ho i miei orari, quindi posso lavorare alle 2 di notte come alle 5 del mattino. Posso andare al mare il martedì mattina invece che stare in ufficio, quindi insomma preferisco. Vabbè, alla fine, anche se forse non sembra visto da fuori, soprattutto per chi non è del settore, è comunque commercio se vai a vedere, perché bisogna sempre creare un prodotto per rivenderlo e metterlo nel mercato, quindi è comunque commercio in qualche modo, no? Tra l'altro, togliamo un altro falso mito, diciamo, ragazzi, con internet si guadagna pochissimo. Anche questo è molto vero. Esatto, cioè nel senso, purtroppo sia i magazine, lasciamo quelli diciamo di alto profilo, chiaramente, perché hanno altre entrate, diciamo anche così. Anche se in questo periodo anche è loro. C'è un po' di maretta. Diciamo che però alla fine è molta passione e meno guadagno sotto questo aspetto. Sì, sicuramente il blog è proprio tanta passione, cioè ti deve proprio piacere. Perché se no, insomma, anche in questo periodo di reclusione e Covid, insomma, è stato abbastanza complicato guadagnare con i banner, perché diciamolo, sui nostri siti ci sono i banner. Esatto. Quindi Quindi con le pubblicità in questo periodo è stato molto complicato, perché, insomma, come per tutti gli altri, anche per noi. Esatto, noi avevamo sul tabloid, avevamo praticamente su 10 banner 8 sul coronavirus, è drammatico, certo, sotto questo aspetto, certo. Però d'altronde abbiamo capito, diciamo così, il momento e teniamo duro. E vabbè, dai, adesso è così, bisogna aspettare questo momento che passi e poi finirà, insomma, spero presto, come tutti noi, il prima possibile. E una volta finito questo periodo, Samantha, come evolverai la cosa? Come la vorresti far evolvere? Che farai? Ah, solo Dio lo sa. Vabbè, però tu da grande che vuoi fare? È una domanda che mi fanno spesso, in realtà non lo so. Bene, tra 10 anni come ti vedi? Non ho la più pallida idea, una Mara Maionchi del futuro. Beh, perché no? Buono. Mi piace. Che non è male, diciamo, se vuoi dire. Mando a quel paese sempre tutti quanti, dico no, non mi piaci, vai da un altro ufficio stampa. Comunque non sta lontana come carattere, voglio dire, quindi ce la vedo, non ha detto una cosa così impossibile. Esatto. Vabbè, Queen, voglio essere chiamata così. Quindi sempre nell'ambiente della musica, dei cantanti, delle canzoni. Sì, quello è sicuro. Al massimo, se proprio volessi cambiare tutto, aprirei un ristorante. Bene, comunque c'entra qualcosa con la musica, perché potresti fare serate, esatto, potresti invitare cantanti. Potrei tipo fare. Prima stavamo in macchina e le ha telefonato Tiziano Ferro, così me l'ha passato. Esatto, perché la Pausini non rispondeva al telefono, ha detto vabbè, no, siamo Samantha. Tiziano Ferro aveva un problema all'aeroporto, non poteva entrare nel Metal Detector perché gli suonava il cognome. Ciao a tutti, io me ne vado. Ma questa la posso tagliare o la devo? Sì, la devi tagliare assolutamente. Ok, perfetto. Senti, hai detto una cosa che diciamo mi aggancio subito, diciamo, alla Samantha Solane food blog. Diciamo del nostro microcosmo, diciamo, del tabloid, ogni volta che dobbiamo fare una cosa che c'entra lo spettacolo, diciamo, controlla un attimo che dice la Suriani, perché è diventata un nostro, nostro punto di riferimento. Quando si tratta di cibo, controlla che ha fatto la ammazza pure lì. controlla se è andata in quel ristorante. È la nostra Rai News 24 sul cibo. Esatto. Gli ultimi 10 mi piace dei ristoranti che ho messo è perché c'era lei che si era taggata. Quindi ho detto, vabbè, se c'è stata Suriani, merita. Bisogna andarci per forza. Sì. Però anche quello è un bel mondo, quello del travel, del food blogger. Ancora non l'ho monetizzato, però. Andrebbe monetizzato. Esattamente. No, però ho proprio persone che mi scrivono, tipo una volta mi ha scritto una ragazza e mi ha detto: ma conosci un sushi buono a Milano? E ho detto: ma io sto a Roma, però comunque lo conosco, il sushi buono a Milano, quindi ti ci mando. Però mi scrivono proprio, tipo conosci quel... Poi il sushi mi scrivono sempre. Il sushi in quella zona, cioè me lo chiedono nelle zone specifiche di Roma, perché tanto sanno che io vado ovunque dappertutto a mangiare. Carbonare buone a Roma. Come
il classico articolo di Roma Today che ogni tanto spunta fuori, le migliori 10 carbonare sì. Di Roma, boom, eccola là. Quelle sono tutte foto della Suriani, perché se li è passati tutti quei ristoranti. La ragazza che scrive quegli articoli, tra l'altro, la conosco. Abbiamo lavorato insieme. Ottimo. Tra l'altro, poco tempo fa, prima della pandemia, Ristoratori Top, che è un'azienda che fa aiuta i ristoratori, insomma, sia dal punto di vista del marketing che dal punto di vista della parte social e cose varie, ha lanciato una provocazione, comprò 300.000 like da un indianino per tipo 7,90 euro e creò un profilo falso di esperto blogger culinario e nell'arco di una settimana aveva tipo 30-40 inviti a cena in tutti i migliori ristoranti. Quindi diciamo c'è un mercato dietro la ristorazione da sfruttare. Devo monetizzare in qualche modo, ci penserò. Se la musica non va bene, sono unisco musica e cibo in qualche modo, troverò un connubio tra le due. Non è male come idea, voglio dire, potresti trattare canzoni che parlano di cibo oppure aprire un ristorante e fare le serate con la musica, con i cantanti. Esattamente. Quindi magari non in questo potrebbe periodo, essere un'idea. Esatto. Tra un po' di tempo, dai. Esatto, tra qualche anno. E invece la cosa molto interessante è che me l'ho sempre domandato, quando un artista per esempio viene da te, no? Che ti dice guarda, io ho fatto una canzone però non è bellissima, diciamo, perché può succedere, come si fa a dire a un artista guarda, dovresti migliorare, cioè, perché poi l'artista è molto diciamo è permaloso, certo è molto complicato, no? In quel caso non si può dire, in realtà. Cioè, magari o non prendo proprio il lavoro, perché se proprio non mi piace nemmeno il progetto, è anche complicato sponsorizzarlo o anche promuoverlo alle stesse radio. Magari so che mi chiamano e mi dicono, ma che ci ha portato? Esattamente. Esatto. O magari ci sono alcuni siti che mi dicono, magari te lo pubblico sulla fiducia, però mi raccomando non mi mandare proprio quello che stona tutto il tempo della canzone, quindi... Parlare con gli artisti è molto complicato, perché poi ti chiedono, ma perché non mi pubblica Repubblica? Perché non finisco in prima pagina sul Messaggero? E lì proprio è impossibile ragionarci. Eh sì, esatto. Però non sono tutti così, insomma. Ho avuto la fortuna di uscire sul Messaggero, sul Leggo, è stata una bella soddisfazione. Sulla Cronaca Nera, ovviamente. Il famoso omicidio. Famoso, sì, poi mi hanno scoperto. Bene, bene. Eh beh sì, sai, in Italia, quindi voglio dire. Sì, esattamente. Siamo vicini alla chiusura, oggi abbiamo un po' sforato, ma ci sta. Sì, ci sta. Invece, la cosa che ti volevo chiedere è quella, diciamo, dell'approccio, come dicevamo prima, mi aggancio un po' a quello che dicevamo prima per quanto riguarda il ragazzino, diciamo, che vuole iniziare, no? L'addetto stampa. Cioè, comunque è un lavoro, deve avere comunque non solo un'esperienza di scrittura, ma anche un'esperienza, diciamo, anche tecnica, perché comunque alla fine poi devi creare anche dei report, no, da dare sì, al... Certo. Cioè, quindi non è solo la passione per la scrittura, è un po' anche la passione un po' per tutta la parte anche tecnologica, diciamo così. Sì, sì, beh, l'ufficio stampa è un lavoro abbastanza complesso, anche un lavoro di conoscenze, che ovviamente magari se c'hai un amico, conosci quello e quell'altro, magari è anche più facile riuscire a promuovere il tuo artista. Ovviamente quando ho iniziato ormai l'ufficio stampa dal 2012, mi sembra. Quindi già 8 anni, ragazzi. Quindi, 8 anni. Madonna, non pochi, insomma. La vecchiaia, cioè, proprio. No, perché la vecchiaia, la crescita, dai. Cioè, chiamiamola esperienza. Sì, l'esperienza professionale, come no? Come no? Anni orzono, facciamo no? I figli, il know-how. Diciamo queste parole. Esatto, così. La grande. Ovviamente avevo meno contatti, meno esperienza, quindi poi con il tempo uno riesce anche a fare certo. Di più. Senti, invece l'ultima domanda e poi andiamo in chiusura. Sanremo. Allora, allora Sanremo mi piace un sacco, io non seguo Sanremo, faccio mea culpa. Come non seguo Sanremo? Perché non seguo la RAI, non seguo, purtroppo io sono un on-demand dipendente, quindi... Ma Sanremo va seguito a prescindere. C'è la Suriani a Sanremo che porta le carbonare da Roma fino a Sanremo. Mi incuriosisce molto Sanremo, perché io dentro Sanremo vedo, avendo nell'esperienza così, diversi contatti
professionisti e diversi contatti professionisti secondo loro. Ah, bello, professionisti secondo esatto. loro, mi mancava. E quindi Sanremo mi affascina perché vedo tipo Samantha Suriani che sta in sala stampa e fa 10 giorni da urlo, esatto. E poi c'è il tizio che magari dice sto lavorando a Sanremo e si fa la foto fuori il teatro, il selfino, però mette stiamo lavorando, cioè a prescindere da questo, chiaramente vabbè, uno sfottò verso l'egocentrismo totale, ma... Cioè, quella è una settimana veramente... si dorme 3 ore, praticamente. Non si dorme proprio. Poi, insomma, dipende anche dal lavoro che devi fare. Per esempio, quando andavo anni fa con la web radio, eravamo in 4, quindi magari uno si divideva le interviste, quindi riusciva un po' più a dormire. Da quando vado per il sito, sto da solo, comunque quest'anno eravamo in 2, se devi fare l'intervista, scrivere l'articolo, montare, fare tutto quanto, e il festival finisce alle 2 del mattino e tu ti devi svegliare alle 7, è proprio complicato, molto difficile. Quindi ragazzi, se avete intenzione di fare questo lavoro, sappiate che ci sono, che no, il fornaio fatica meno, no, diciamo. Sappiate che il primo anno e guadagna di, San... di più. Esatto. Primo anno di Sanremo viverà la febbre. Cioè, tipo tutti quanti quelli che vanno a Sanremo, almeno la febbre un paio di giorni ce l'hanno. Ma vuoi vedere che il coronavirus viene da Sanremo? Ma ti giuro, noi tutti ragazzi, a Sanremo c'è il rischio, febbre, c'è il rischio. Può darsi. È Amadeus, ci ha infettato tutti quanti. Esatto. Vabbè, però lì a Sanremo ne hai conosciuti tantissimi, tra conduttori, sì. cantanti, agenti, attori, tutti insomma. Quanti. Quest'anno era il mio 10° Sanremo. Vabbè, però sono belle esperienze, sì, dai. Sì, no, è bellissimo, lo farei tutto l'anno Sanremo, in realtà. Anche perché in realtà lì non sento nemmeno il sonno. Cioè, mi sveglio avendo dormito 3 ore, ma stai così tanto con l'adrenalina, dici, oddio, devo l'adrenalina. Andare a fare, che proprio non senti niente. Poi torno a Roma e muoio. Esattamente, giustamente. Allora, il tempo a nostra disposizione è arrivato alla conclusione. E ringrazio Samantha per essere stata Grazie qui a con voi. Noi. E ringrazio anche Federico che da un paio di puntate ci sta facendo da anfitrione, insomma, per queste da secondo speaker, da intrattenitore. Va bene, è un piacere, grazie a voi, grazie a Emanuele Bonpadre, Samantha Suriani, e alla prossima puntata, allora, alla prossima intervista. E aspettiamo ancora la tua anteprima che sta arrivando, Piano piano, non piano ci piano. Siamo dimenticati. No, piano piano, è lavorazione, ragazzi, è lavorazione. Appena si potrà uscirà, che cosa non si sa, aspettiamo con ansia. Le cose belle si fanno attendere, quindi giustamente. Alla prossima puntata.